Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Mario e Luigi Superstar Saga. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con il ritrovamento del primo e del secondo pezzo del fagiolo stella. Oggi andiamo a prendere il terzo. Dobbiamo andare a nord, non dal lato del deserto, ma da questo lato. Ecco fatto, dobbiamo tornare in questa zona, quella dove vi avevo detto... Fermi. Ecco fatto. Ottimo, con un colpo solo pepi verdi. Dove c'era questa pallina blu? Vai. Vediamo. Ottimo, si è aperta la zona. Ovviamente non possiamo salirci sopra. Torniamo indietro sui nostri passi. Ci mettiamo a spinnare qua sopra. Ecco fatto. Andiamo di qua. Ecco qua. Blocco indovino. Il blocco fortunato di oggi è il simu blocco. Colpendo simultaneamente i due simi blocchi qui avanti crescerà il vostro livello di fortuna. Certo, usate il dislivello per disporvi uno dopo l'altro in basso, così da colpirli simultaneamente. È una cavolata, ma è una meccanica comunque interessante questa, per quanto non sembri. Allora, uno è qui. Allora, aspetta. Cavolo, fermi. Fermi, fermi tutti. Allora, uno qua, ecco fatto, vai. Una volta che impari veramente come disporti, facciamo in modo che solo Luigi ci passa. Ecco fatto. E siamo arrivati alla nostra ricompensa di oggi. Ciao, congratulazioni. Non sarà stato facile arrivare fin qui. Celebriamo questo evento così. Ecco, prendi i pantaloni di lana. Grazie. Non sarà stato un grande premio, ma di sicuro non lo buttiamo via. Pantaloni di lana, autocura, indumento comodo e morbido. Ci diminuisce di 3 la difesa, però ci cura. Questa è una cosa buona. Fungo fortunato. Allora, fino adesso non mi sembra che la fortuna ci stia dando grandi risultati, sincero, quindi magari a uno dei due, direi a Mario, per adesso facciamo un cambio. Al massimo non ci vuole niente a tornare indietro sui nostri passi. La cosa importante è la tessera e quella non bisogna toccarla. I pantafungo ci posso anche pensare. Dobbiamo andare anche da questo lato. Come vedete c'è una crepa sul muro e dobbiamo arrivarci. E siamo saliti di livello. Solo Luigi, perché come vi ho detto, è avanti di poco poco rispetto a Mario. 104 di baffi, Dio mio. Punti fratello? 5, dai. Dai, ma che palle ogni volta. Madonna mia. Allora, spinniamo sempre da questo lato. Ecco fatto. Dovremmo riuscire, ecco, ad arrivare di qua. Thunder. Si apre il ponte? Perfetto. Andiamo di qua. E apriamo anche la seconda zona. È per Mini Mario? Sì, è per Mini Mario. Eccoci qua. Di nuovo. Cavolo. Di nuovo mini percorso per Mini Mario. Vai. Ecco fatto. No, perché sono andato avanti? Che scemo. Vai, vai. Ecco qua. Per fortuna ci sono anche dei checkpoint. Ah! Ci sono anche dei checkpoint, come stavo dicendo. Ma perché? L'ho visto e mi sono fermato, è colpa mia. Perché non salti? Per fortuna non perdi vite. Eccoci qua. Questo era facile. Ecco fatto. Ed eccoci qua. Congratulazioni. Non sarà stato facile arrivare fin qui. Celebriamo questo evento. Così, prendi questo. Hai ottenuto i pantaferro. Uno di lana e uno di ferro. Vediamo i pantaferro cosa fanno. Aggiungi gravità. Pantaloni rinforzati da una placca di ferro. Questo in teoria ti
ti rendono più pesante. Però la pesantezza in teoria dovrebbe aumentare il danno. Facciamo un tentativo. Fino adesso facevo 54 i nemici saltandogli in testa, saltandogli prima della battaglia. Proviamo a vedere se c'è un nemico da queste parti. Ma come, li ho uccisi tutti? Dai, salta per favore. Vieni qua. Vieni giù tu. Qui, qui, qui. Preso. Sempre 55 facciamo. E avere più peso non vale la pena. Ti cambia molti tempismi. Allora, torniamo invece dal tartarugone. Facciamo prendere fuoco a Luigi. Oh, yeah, siete due tipi fuori dal comune. Ecco fatto. Ed eccoci arrivati al teatro Yoshi. Bella. Ehi, quello è il pezzo del fagiolo, ci serve. Che succede? Voi? Senza appuntamento non si può parlare con Fracco. Ci siete forse andati per ottenere soldi? Fracco, signor Fracco, è molto impegnato. Non ha tempo da perdere con voi. Andatevene, andatevene. Fagiolo Stella, diviso in quattro parti? Signore mio, signore, non deve ascoltare, non può ascoltare. Tutte queste pandone servono solo per farvi restare al verde di nuovo. Sono solo bugie, bugie! Aia! Stai zitto, tu! Si sono spaventati. E con questo mi congedo. Cosa c'è da guardare? Ho qualcosa in faccia? Ho detto Rorebaro. Dite che assomiglio a Frizzo, l'inventore della gazzosa? La ragione è che io non sono Frizzo, ma sono suo fratello minore. Mi chiamo Fracco, sono il fratello minore del leggendario inventore della gazzosa, sono il proprietario del teatro, inoltre sono il presidente del fan club degli Yoshi. Questo teatro è stato progettato per offrire degli Yoshi il massimo divertimento. Allora, che cosa volete parlare? Capisco, basta avere le decorazioni sull'insegna. La decorazione. Certamente, va bene. L'avevo presa pensando che servisse per decorare l'insegna, ma ve la cedo volentieri. Davvero? No, non lo faccia, non lo faccia, padrone. Cazzo, sta zitto. Aia! Lo farò solamente alle seguenti condizioni. Questa è l'insegna del teatro, quindi in cambio di questo dovete trovare qualcos'altro da decorare l'insegna. Intende dire uova neon? Sì, in cambio delle 7 uova neon colorate vi posso dare questo oggetto. No, padrone, due ometti di mezza età come loro non troveranno mai le uova neon. T'ho detto, sta zitto! Aia, questo è maltrattamento. Vado dei sindacati. Che ne dite, ci state? Quando uno Yoshi mangia un tipo speciale di cibo, depone un uovo neon. Dentro il teatro ci sono 7 Yoshi affamati. Ora non vi resta che trovare quel cibo particolare e darglielo agli Yoshi. Una volta ottenuto un uovo al neon, vuol dire che lo stomaco degli Yoshi è pieno. E vuol dire anche che siamo tutti felici. Chiaro? Incredibile, signore. Lei non pensa solo a se stesso, ma anche a tutti gli Yoshi. Ehi, voi due, non rimanete lì impalati e ringraziate il mio signore. E quando avete finito di ringraziare, correte a prendere quelle uova al neon. Ora che ci penso, c'è qualcuno nel teatro che è esperto di uova al neon. Per sapere di più sul cibo che piace agli Yoshi e su dove trovarlo, parlate con quell'individuo. Il cibo noi fortunatamente già lo sappiamo qual è. Questo cinema teatro è quasi completo ormai. Si dice che sia stato costruito per gli Yoshi da un loro appassionato. Anche se qui a Fagiolande si parla di Yoshi, quasi nessuno li ha mai visti. Questo posto è fenomenale. Wow, facce di Yoshi ovunque. Ciao Yoshi. Una volta finita l'insegna il teatro Yoshi sarà terminato. Non vedo l'ora. Una volta terminato il muro vicino alla porta sarà così lucente.
Non so se è la voce perfetta per uno Yoshi, però... Allora questo è un cinema. Cosa? Prossimamente Mario Luigi Superstar, il meglio del meglio. Deve essere fantastico, non vedo l'ora. Tra l'altro, qui nel teatro ci sono anche altri poster tipo Kirby Story, Wario, Mario Luigi Superstar e Legend of Stuffy. Cazzo, ho fame! Allora, con questi qui affamati ci parliamo tra poco, perché sennò ci roviniamo la sorpresa. Franco, il signore che ha costruito questo teatro, ricco sfondato. Ma cosa significa ricco sfondato? Che possiede tanta frutta? Non è la voce perfetta per uno Yoshi, ma meglio così, dai, la uso per loro. Queste poltrone sono così morbide e comode. Ovviamente non ci posso sedere a causa della coda. Wow, allora non servono a niente. Questo posto è così buio, e poi a cosa serve un teatro? Va bene, aspetta, Yoshi affamato. Oh, degli Yoshi, qui ci sono degli Yoshi veri, non ne ho mai visti prima, fantastico. Devo portare qui la mia fidanzata, impazzirebbe per loro. Silenzio! L'unica cosa che sapeva dire. Comunque, io sono Fusaglio, l'architetto che ha progettato questo teatro, no? E poi, comunque, sono il fratello maggiore del grande inventore del borgo, no? Investigatore. Cosa? Uova al neon, dite? Come sapete che sono appassionato di uova al neon? Ah, a volte l'architetto, a volte fratello dell'investigatore, ma in realtà sono solo un povero vecchio che ama le uova neon, non è vero? E che ne sappiamo noi? Cosa? Volete sapere che cibo fa deporre le uova al neon agli Yoshi? Beh, il fagio al frutto, forse. Il fagio al frutto proviene dal regno di Fagiolande e cresce sottoterra, forse. Per prima cosa, estrae il fagio al frutto dal terreno. Quello già lo sappiamo. Quindi, darlo ad uno Yoshi che lo ingurgiterà. E allora si otterrà un uovo al neon, forse. Sapete, non c'è nulla di male se un vecchio appassionato di uova al neon. In tutta la mia vita non ho mai trovato un solo uovo al neon. Ah beh, allora. Molto bene. Comunque le mie conoscenze sono certe esaurienti o assolutamente esatte. Nella mia mente non c'è una mappa generale dei luoghi in cui il fagio al frutto potrebbe essere. Forse. Smettila di muoverti. Cosa? Volete trovarla e darla ai pasti di Yoshi? Ah... Ok, ve lo dico davvero. Vi mostrerò una mappa che indica il luogo dove si trovano alcuni fagiolfrutti. Segnerò la vostra mappa, forse. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Recatevi nel luogo dove ho segnato la vostra mappa e cercate dove ci sono erbe e rocce. Se trovate un luogo del genere potete stare certi che lì si nasconde un fagiolfrutto. Per trovare il fagiolfrutto basta scavare una volta e tornare su. Forse. Buona fortuna. Ah beh, grazie. Allora, in realtà noi, come già sappiamo in tutta la serie, siamo avanti di... Vediamo. Fagiolfrutti. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 5. Ok. La mappa... Ci manca uno vicino al deserto, uno vicino all'Accademia Ridolina. Andiamo prima allora a prendere quello all'Accademia. E anche Mario è salito di livello. Ottimo. Allora, e 0 di HP, grazie gioco. Allora, non so cosa aumentare perché Mario è over the level assoluto. Va bene, qua è stato errore mio, dai. Qua lo accetto perché... Non ho guardato neanche minimamente quante statistiche c'erano lì. È stata totalmente colpa mia e non me la prendo neanche. Allora, qua c'è una fossetta in realtà. Però non penso sia la zona giusta. No, è la zona giusta. Oh, ok. Faggio il frutto. Allora, per quanto sia arrabbiato per aver ottenuto quello schifosissimo 1, 1 non sapevo che statistica aumentare, 2 è colpa mia, è assolutamente colpa mia. L'unica cosa che potrei fare è chiudere e riaprire il salvataggio e prendere dei punti migliori. Ma sarebbe un po' sbagliato? Perché no? Ecco, grazie.
Allora, dobbiamo salire qua sopra. Ecco, fatto. Dammi i pepi rossi, grazie. Anche i super sciroppi sicuramente non mi fanno schifo. Ecco, fatto. Allora, spin. Spin di nuovo. E guarda caso, siamo davanti al tartarugone. Lo stesso dell'altra volta, quello in cui eravamo dietro però. Ecco fatto. Siete tutti più folli dal comune. Grazie che ti sei spostato. Allora, qui avremmo potuto tagliare attraverso il deserto, effettivamente. Deserto che vorrei un attimo visitare, giusto per sicurezza. Se non ricordo male... No, ok, mi ricordavo male. Pensavo ci fossero degli oggetti nascosti là dentro. Allora, facciamo andare sottoterra Luigi. Ecco qua, facciamo un salvataggio e andiamo da questa parte. Oh, ma guarda, l'ultimo fagiolfrutto. È una pianta piragna. Ho fame. Ah, che buona. Dammi il fagiolfrutto. Che cazzo vuoi tu? Oh no, combattimento da solo di Luigi. Però se non ricordo male... Ottimo. Ti mangio. Aia, che velocità. Vabbè, almeno non prendiamo doppi punti, dai. Anzi, sai cosa? Quasi... Ma è fagiolino! Sai cosa? Quasi quasi. Rifaccio davvero il combattimento solo per cercare di ottenere doppi punti davvero. Danza piragna. E puh! E fagiolino! Luigi, sei stato tu ad aiutarmi, vero? Grazie, sei davvero utile. Comunque, Luigi, guarda come sei cresciuto. No, sei tu che sei piccolo. Capisco, non me ne ero accorto di essermi rimpicciolito. Luigi, a proposito, le dimensioni del mio corpo, come faccio a tornare normale? Proviamo a martellarti. Chi l'avrebbe mai detto che potevi fare una cosa così? Sei davvero un grande. Forza, facciamolo. Va bene, ma stai attento. Guarda, ora la mia brillantezza è tornata normale. Luigi, grazie. Ah, mi hai davvero aiutato. Per ringraziarti ti regalo questo. È una cosa che ho trovato dentro la pianta piragna. Prendila. Hai ottenuto l'ultimo fagiolfrutto. Bene, ora che sono tornato al mio aspetto precedente, posso andarmene da qui. E ora devo proprio trovare un altro pezzo del fagiolo stella. Per ora portate i miei saluti al baffino rosso. Porta. Magari ci incontreremo di nuovo dopo aver trovato il fagiolo stella. Ciao. In realtà non volevo, ho sbagliato a dire, non volevo provare a prendere, come si chiama, i doppi punti, ma volevo provare a prendere qualcosa di unico, una rarità dalla pianta. Sai cosa, ci provo. Rieccoci di nuovo qua. Ho rifatto ovviamente tutto il pezzo dal salvataggio precedente. Allora, proviamo a dare il Game Boy Horror a Luigi e vediamo se oltre alla spilla otteniamo qualcos'altro. No, abbiamo ottenuto il vestito piragna. Oh no. Quale dei due è meglio, il vestito o la tessera? Cavolo, non lo so. Allora, ho dato una rapida occhiata alla wiki giusto per sapere. E in teoria il vestito piragna è buono più della spilla. E sia il vestito piragna sia il pantalone di lana hanno autocura. Quindi direi che il fungo tuta per adesso possiamo cambiarlo, visto che
la percentuale di fungo fortunato non mi sembra così alta, per carità. Non mi sembra che facciamo un colpo fortunato a botta. Mettiamo quello di lana a Luigi e quello piragna lo mettiamo a Mario per ora. Quei 5 punti di difesa in meno magari potranno sembrare tanti, ma possiamo gestirli alla fine. Rieccoci al teatro Yoshi con tutti i frutti necessari. Allora, vediamo. Rosso o arancione? Che fame, mi andrebbe della frutta. Wow, frutta, grazie. All'inizio sono di fagiolo, ma poi il loro gusto alla frutta si sprigiona. Niente di meglio del fagiol frutta. Sì, era rosso, ok. Ecco, prendete. Oh yeah. Quello sotto è quello arancione. Che fame, mi entrerebbe della frutta. Sì, va bene. Avete tutti bisogno di frutta, dai. Puff. Ecco quello arancione. Vediamo, di qua ce n'era un altro. Sì, c'è quello viola e quello o azzurro o blu, dipende come lo prende il gioco. Questo è quello viola, ottimo. Tieni. Questo è blu, perfetto. Da questo lato c'era quello verde e quello... No, allora, questo è quello azzurro, questo è quello giallo e questo è quello verde, ok. Tieni. Grazie dell'uovo verde. Tu dammi quello azzurro. Puff. Hai ottenuto l'uovo al neon azzurro. E infine quello giallo. Grazie. Ecco fatto. Vecchio, ho tutte le uova al neon. Ed ecco a voi le uova al neon. Ben fatto, siete affidabili e perspicaci. Le uova al neon sono meravigliose. L'insegna diventerà splendida. 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Evviva, ce l'avete fatta. Ce l'hanno fatta. Perfetto. Yahoo. Grazie a voi due il teatro è completato. Quindi, come vi avevo promesso, ecco la vostra ricompensa. Terzo pezzo è il fagiolo stella. Ne manca uno solo. Beh, saremo piuttosto impegnati per l'inaugurazione. Scusateci, ci congediamo. Beh, bravi. Ottimo, ora possiamo tornare indietro allora. Quindi signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti.